Allora, tirerò con una Softair, ma prima tirerò con questa fionda OTT. Con elastici piatti e tirerò delle palline da 6 mm, le stesse che si tirano nella Softair, che poi tirerò con una pistola Softair. Le tirerò contro quella teglia, questa qui, d'acciaio di 0,25 mm, un quarto di un millimetro appunto di acciaio che è sospesa per vedere più o meno l'urto. Normalmente con questa allungo di il classico 29 pollici 72 centimetri dal polso fino allo zigomo eroga sui 2 joule. Quindi vediamo un pochino. Ecco, si vede? Quindi questo è l'effetto sui 2 joule. L'ho cronografato in un altro video, quindi è tanto. Mo sarà 1,9, 1,7, mezzo, 1,8. Comunque dipende da come si tira e si allunga l'elastico. Vediamo un po'. Adesso si muove. Ecco, perfetto. Ora tirerò con questa bella Militarpolis della Umarex a CO2. Qui sta scritto energia max 1 joule. In effetti con le palline 0,25 in PVC bianche eroga su 0,9-0,94, tanto mi ha dato come risultato. Con le palle queste qui invece di acciaio di 6 mm mi ha dato un joule 2,5, un joule 25, un joule virgola 2 o 3, ecco, un joule virgola 2 o 3, tra 2 e 3, ecco, tra 0,2 e 0,3 in più, in poche parole. Quindi 2,5 joule in più rispetto all'energia che ho erogato con le palline in PVC da 0,25. Vediamo adesso, ricordatevi l'effetto della fionda, che è circa 2 joule, e vedete adesso l'effetto di 1 joule e 3, va? Che erogo con questa pistola. Più o meno, forse un po' inferiore, cioè è inferiore dal punto di vista del cronografo, è inferiore, però all'atto pratico io credo che un aggressore non è che faccia molta differenza, specialmente se se ne tira in più. E vedete adesso la differenza con le palline in PVC. Adesso ce ne sta ancora una in acciaio. Non si vede. Ancora un altro in acciaio. Ancora un altro in acciaio. Sono forti. Adesso le PVC, vediamo da 0,25, vediamo l'effetto di spostamento. Niente, niente. Quindi vedete che la pallina pesante da 0,9 grammi di acciaio rispetto a quella da 0,25, ma anche quella di alluminio di 0,30, ma fosse anche di 0,40, non è così efficace come appunto la pallina di acciaio da 0,90 che è pesante. E tirandola alla tempia, come ho detto, knockout, come già specificato, knockout significa prenderlo con le pinze, nel senso che crea uno stordimento e uno smarrimento, sbigottimento e una paura dell'assalito, dell'aggressore, che blocca la sua azione criminosa e si dà la fuga. Detto questo, spero di essere stato esaustivo, ci sentiamo al prossimo video.